Allora, siamo sempre qui a San Siro, sentite i rintocchi delle campane, perché no, non sono le Hells Bells degli SDC, ma sono le campane di San Siro che accolgono la band che fa il tributo ai Pooh. Allora, io faccio una cosa, siccome le altre volte l'ultimo a parlare era il manager, stavolta cambiamo la scaletta e il primo a parlare è Stefano Bianchi, il manager. Raccontaci tutto. Prego, a te la parola. La cosa che vi voglio raccontare è che quest'anno c'è una novità in questa band, diciamo c'è un cambio di nome, o meglio un'aggiunta di nome. Il progetto di quest'anno e il tour si chiamerà Le emozioni dei Pooh dei Fantastic Fly. Raccontate dai Fantastic Fly. I Fantastic Fly sono qui, adesso vi racconteranno loro cosa faranno quest'estate. Prego. Allora, cominciamo a partire da Tonino. Tonino che suona? Io sono il bassista. Allora, io sono il bassista, buonasera. E il nostro progetto parte da effettivamente da un progetto originale di Red Can Sian, e da qui praticamente noi abbiamo attinto tutta la nostra forza come tributo ai Pooh, e avendo fatto delle collaborazioni con Red Can Sian abbiamo fatto un CD che è di band tributo, quindi Pooh Tribute Project, e quindi da lì siamo partiti in un crescendo in tutte le piazze d'Italia. Molto bene, poi abbiamo Erminio, io sono quello che fa la parte del Facchi, di Facchinetti. Sì, come diceva Tonino, stiamo quest'anno portando avanti questo progetto che nasce ovviamente da delle basi che si fondano su delle buone collaborazioni, Red Can Sian, Irene Fornaciari, Cugini di Campagna, eccetera. Quest'anno abbiamo avuto questa idea di intitolare proprio il progetto Le emozioni dei Pooh, anche perché il nome Fantastic Fly, che è il titolo di un brano musicale dei Pooh molto vecchio, spesso non viene recepito come un progetto che rappresenta la musica dei Pooh, così abbiamo fatto in modo che questa cosa appaia in maniera chiara sin dall'inizio. Tutto qui. Perfetto, poi io chiuderei con un signore che ha un cognome che mi piace moltissimo. E va bene, ci ritroviamo tra omonimi. Marco Francesconi, batterista. Sì, esatto. Allora, tu sei... io sono il Francesconi senza capelli dei due, lui è il Francesconi con i capelli. Non siamo parenti, lo sottolineiamo, però qua di Francesconi ne girano parecchio. Saremo prima ho incontrato anche Remo Francesconi, non siamo parenti nessuno dei tre, sì. Però i Francesconi evidentemente nelle situazioni artistiche si ritrovano. Sì, diciamo che la musica ci accomuna, no? È un cognome musicale. Non la parentela, ma la musica. Sì. Senti Marco, tu cosa ci dici della band e che cosa farete qui a Sanremo e cosa farete poi post Sanremo? Allora, qui a Sanremo abbiamo fatto ovviamente un po' di promozione attraverso alcuni circuiti radio e televisivi, sia nazionali che locali, diciamo, streaming. Oggi lo streaming si sta diffondendo molto, quindi anche grazie alle tecnologie televisive i nostri cari LCD wifi, insomma, lo streaming che sta diventando la televisione forse del futuro. La Svizzera, tu lo sai, ci abiti vicino, la Svizzera sta abbandonando il digitale terrestre, adesso andrà tutto quasi wifi. Guarda, quindi... io questo lo dissi nel 2014 quando nacque Istrione TV, che tra l'altro ha appena compiuto 5 anni, il 3 febbraio del 14, lo dissi allora, il web è il futuro, quindi esatto. Come il digitale ha soppiantato l'analogico, il web soppianterà il digitale. È solo una questione di abitudine, diventerà, ma sarà la stessa cosa che premere il telecomando un tastino, sarà e voltare la pagina del con il cambio generazionale, poi adesso i bambini già manovrano internet a meraviglia. Esattamente. E poi noi quest'estate quindi stiamo promuovendo promozione per il tour estivo 2019. e quindi saremo quale miglior vetrina, insomma, per presentare il progetto e per affacciarsi, insomma, al pubblico che poi ci attenderà nelle piazze. Certo, allora io chiuderei questa intervista con una frase che sicuramente vi piacerà: chi fermerà la musica? una sera dopo la mezzanotte inoltrata ci hanno risposto dalla platea i carabinieri. Ecco. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie. Ciao.